Dentro la cronaca. Torniamo a parlare del terremoto. Anche in queste ore si susseguono le scosse. Verrebbe da dire purtroppo dov'è la notizia, ma la notizia è che questo mercoledì l'Italia ancora una volta ha avuto a che fare con una forte scossa di terremoto. Ci sono circa 5.000 persone che hanno dovuto lasciare le loro case e che aspettano di trovare una sistemazione. Noi abbiamo il canale di All News della RAI, RAI News 24, e Emanuela Bonchino, buongiorno. Buongiorno Emanuela. Buongiorno, buongiorno, allora, a voi, buongiorno Tiberio. Dunque sei a Villa Sant'Antonio, a Villa Sant'Antonio. E ho scelto di farvi vedere questo posto perché, se ora Paolo ci cerca o allarga l'inquadratura, vi mostra lo stato in cui è ridotta questa chiesa. Questa è la chiesa di Sant'Antonio, 1300, XIV secolo, completamente distrutta, impressionante quello che è successo. Guardate, si vedono gli interni. Certo, è un edificio del 1300 e tra pochino dibatteremo anche in studio come si possano mettere in sicurezza delle strutture simili. Allora, questa notte com'è andata, com'è passata e cosa si prevede nelle prossime ore per quanto riguarda lo smistamento delle persone? Alcune hanno deciso di rimanere sul posto, altre invece seguono le indicazioni della Protezione Civile. È stata una nottata dove si sono avvertite decine di scosse, molto lievi, però diciamo così, insomma, perché tutte sotto i tre. La scossa che ha fatto paura, che ha fatto tremare, è stata quella di ieri pomeriggio, 4.2, erano le 18.20 circa. Lì di nuovo abbiamo visto, noi eravamo al campo base di Visso, abbiamo visto delle persone mettersi a piangere, abbracciarsi. Devo dire che la paura l'abbiamo avuto anche noi, perché è stata una delle più violente degli ultimi giorni. Allora, dicevamo della gente che non si vuole allontanare. Stefano Pieri, psicoterapeuta, lo conoscete, ha deciso di vivere a Massa Martana, vicino Perugia. Massa Martana che negli anni 96 e dintorni, 97, è stata pesantemente danneggiata e ricostruita. Come si riesce a convivere con la paura e lo stress da terremoto? Buongiorno. Ma con l'aggregazione, cioè è molto importante che la popolazione si ritrovi, perché ci sono per esempio delle persone che alimentano la loro paura per stati emotivi personali che non riescono a gestire, persone che invece tutto sommato aiutano gli altri. Quindi però io ho notato, Massa Martana è stato importante proprio lo stare insieme. Cioè lo stare insieme ha permesso, e anche le amministrazioni sono state molto molto, insomma, efficienti. Anche perché poi si conoscono tutti quanti, per cui assolutamente sì, un paesino di 3.000 abitanti. L'unico problema, ecco, l'unica cosa, magari l'unica categoria più vulnerabile e sensibile sono quella dei bambini e degli anziani. Cosa può aiutarli in questo modo, in questo momento? Sì, cosa può rassicurarli per dargli un minimo di serenità? Ci sono due categorie di anziani, gli anziani che aiutano tutti perché insomma, voglio dire, sono estremamente forti, gli anziani che invece fanno fatica perché vedono una vita, no? 80 anni di vita crollare. Per cui ecco, bisogna un po' cercare di capire chi va aiutato e come va aiutato. I bambini, insomma, ci sono dei bambini che sono troppo piccoli e quindi vivono quasi, insomma, come gioco, il terremoto. Ci sono bambini che invece possono sicuramente superare, sembrerebbe che superino subito il problema, poi invece il problema va elaborato. Per esempio le fiabe, i giochi, gli insegnanti sono molto importanti in questo senso. Ci sono bambini che debbono elaborare determinati concetti perché altrimenti possono rimanere dei danni. Bisogna stare attenti anche ai genitori. I genitori devono stare attenti a non andare continuamente a parlare del dramma, della paura, del dolore che si può venire. Architetto, quest'ultimo terremoto...